buona, anzi ottima la prima per Domenico Bolignano. Era il tuo esordio in panchina, è arrivata una vittoria importantissima e fondamentale. Ma intanto vorrei fare due ringraziamenti importanti. Il primo alla società, che comunque ha preso la responsabilità di darmi questa enorme responsabilità di portare avanti la squadra con l'obiettivo ancora della salvezza fino a fine campionato. E un ringraziamento va a tutti i ragazzi che ci hanno creduto, che sono riusciti a trasportare sul campo quello che in questi pochi allenamenti siamo riusciti a fare, però hanno capito in toto qual è lo spirito. È ovvio che ci sono tante cose ancora da limare ancora e da sistemare, però sicuramente se la risposta è questa, sicuramente siamo sulla buona strada. Tantissime risposte appunto dalla schiacciata di Levan Babilodz nel secondo periodo, passando per una prestazione immensa di Riccardo Rossato, Lorenzo Caroti, non vorrei dimenticare qualcuno, il capitano ha fatto tantissimo. È un piccolo passo, piccolo ma importante per il morale e l'economia di una stagione sfortunata. Ma questo è un piccolo gradino di una grande scala che speriamo di finirla, di riuscire ad arrivare al termine di questa scala provando a centrare l'obiettivo. È ovvio che però era importante, come hai detto tu, per il morale, ma era importante anche per iniziare a dare delle certezze ai ragazzi, a essere consapevoli dei loro mezzi. Nonostante abbiamo giocato anche con tanti ragazzi fuori ruolo, però hanno dimostrato un impagabile sacrificio nei confronti dei compagni, perché hanno capito bene che l'obiettivo finale è quello della salvezza, che se non lavoriamo tutti insieme diventa difficile raggiungerla. Ci avevi già programmato Fabi da numero 5? Purtroppo in settimana si è allenato da numero 5 e ha fatto anche questo, e quindi è normale, bisogna sfruttare quelli che abbiamo per come siamo, anche fuori ruolo. Però in questo momento non era importante il ruolo, ma era importante realmente avere una risposta così come loro hanno dato. Questo sa significare che ci credono ancora, sono vivi, è una squadra vivissima, che ha voglia di fare, che si esalta delle situazioni difensive. Stasera si è esaltata tanto, nonostante abbiamo fatto anche tantissimi errori che dovremmo andare a limare, però si sono esaltati tanto e siamo riusciti anche a finire con qualche contropiede nel momento in cui abbiamo fatto i piccoli break. Piccolo ricordo per una grandissima persona, Domenico Durante, oggi una bella grafica a bordo campo, il premio dedicato a lui, una bella patata bollente, se ce ne fosse bisogno una in più te l'hanno data, sceglie l'MVP di questa sfida, e una gran bella persona che da lassù avrà seguito con tantissima passione la gara tra le sue due squadre del cuore nella pallacanestro. C'era tutta la sua famiglia presente, il grandissimo Flavione Carrera, è stato tutto fantastico per Domenico, che da lassù a mio avviso ha vegliato un attimino. Non l'avevo affatto dimenticato, a chiusura era la cosa più importante. È ovvio che tutto questo oggi principalmente è dedicato a Domenico e alla sua famiglia, che ha speso gli ultimi anni della sua vita seguendo la viola un po' dappertutto, seguendola attraverso la radio, seguendola telefonicamente con tutto l'entourage viola, staff, giocatori, con interviste. E sicuramente oggi Domenico fosse stato presente avrebbe fatto piacere tantissimo vedere questa maglia nero-arancio trionfare nella sua terra d'adozione. Complimenti. Grazie.